Rusulia, Santa Vergine amorosa, giga diva tu fosti all'acque puri. La discendenza tua fu preziosa, e Carlo Magno venne imperatori. Pessere a Dio la celeste sposa, di saluntarra ci detestanori. E apposta in tasto mondo fu mannata, per de Palermo essere avvocata. Manca poco al festino di Santa Rosalia, ma soprattutto un legame che contraddistingue tanti artisti palermitani che sono stati davvero devoti alla patrona di Palermo. Sì, tutto parte da una grande devozione, è come ogni anno, a maggior ragione quest'anno, che è il 400° dal ritrovamento delle ossa, Rosalia viene onorata e celebrata tramite spettacoli teatrali anche. Quello più importante, quello più tradizionale, è sicuramente Un Trionfo di Santa Rosalia, al quale io personalmente mi sono avvicinata circa 10 anni fa, di cui mi sono innamorata, e adesso lo porto in scena, insomma, con Marzia Cilleri. Il Trionfo è un po' il racconto della vita della santa, da quando scopre questa vocazione, questo amore per Gesù Cristo, abbandonando la sua famiglia, quindi scegliendo da sé, scegliendo per la sua libertà, passando poi per il Dies Natalis, quindi la morte di Santa Rosalia, per arrivare al momento tragico che attraversa la città di Palermo, quindi la peste del 1624, e infine il miracolo Rosalia che salverà la città da questo brutto male. Interpretare Santa Rosalia, i palermitani sono parecchio esigenti. Parecchio esigenti, perché Rosalia è il simbolo, il più grande simbolo della città di Palermo, e questo non soltanto relativamente a quello che è l'ambito religioso. Rosalia comunque è una santa e questo va rispettato, ma è anche un simbolo di, direi, femminismo ante litteram. Come dicevo, Rosalia lascia la sua casa, lascia le sue vesti, lascia la sua ricchezza per dedicarsi totalmente a Gesù Cristo. E per me rappresenta anche un simbolo di speranza, la speranza di non dover soccombere davanti alle volontà di chi crede che la nostra felicità sia altro rispetto a quello che sentiamo dentro, il nostro sacro fuoco. Come ci si appassiona a questa santa? Io mi sono appassionata attraverso il teatro, l'ho conosciuta in questa maniera, ne avevo sentito parlare anche da piccola da mia nonna, insomma da mia zia, però non ero mai entrata in medias res in maniera così prepotente. E grazie a Santa Rosalia, studiando, ho scoperto tantissime cose, mi sono appassionata anche a dei pittori quali Van Dyck, che era qui durante la peste nera, la dipinge per la prima volta, la Barbera, che è stato il primo in realtà a dipingere l'effigie di Santa Rosalia. Mi sono appassionata alla storia di coloro che hanno lasciato delle testimonianze scritte rispetto al miracolo, di queste persone che vedevano sparire i loro bozzi dalla pelle, non vi erano motivazioni scientifiche davanti a questa cosa, e quindi si urla al miracolo, a questa cosa assolutamente eccezionale. Ovviamente parliamo del 1624, quindi sicuramente la scienza aveva delle limitazioni. C'era questo forte credere popolare, e il tutto si è, come dire, si è alla fine trasformato in quello che chiamiamo il miracolo di Santa Rosalia. Si può affermare che anno dopo anno, alla fine del festino, già ci si prepari per un nuovo copione o per interpretazioni diverse? Sì, assolutamente sì. Perché, come dicevo, Rosalia può essere raccontata come santa, ma anche come donna libera. Io ho uno spettacolo che si intitola Sante Delizie, in cui ho inserito la figura di Santa Rosalia assieme alle altre sante martiri, le altre sante che poverine vengono spodestate da Rosalia, e la racconto come donna libera di essere, libera di amare, quindi dandole questa accezione umana.
quest'anno una nuova statua percorrerà il Cassaro. Sì, anche se sul festino ancora non ci sono delle notizie proprio ufficiali, quello che è sicuro è che questa statua, che per il momento è in cattedrale, è quella ufficiale del 400° festino di Santa Rosalia. È stata realizzata da un artista palermitano poliedrico che è Filippo Sapienza. Filippo Sapienza ha realizzato il bozzetto, che poi è stato scansionato ed è stato stampato in 3D dall'azienda Orilab, che è fatta da ragazzi veramente molto molto giovani che si sono cimentati in questa attività nuova, direi. È molto interessante. Ecco, il legame di Filippo Sapienza con Santa Rosalia è noto a tutta la città. L'anno scorso è stato tra coloro che hanno realizzato il carro, ma qual è il messaggio di questa statua a Palermo? Il messaggio è la speranza. È una statua che comunica e trasmette dolcezza. Questa Rosalia forse un po' malinconica, con questo sorriso appena accennato, questa Rosalia con le braccia che tendono al popolo, quindi che abbracciano la sua gente, è un simbolo di speranza, che è ciò di cui abbiamo tutti bisogno in questa città e nel mondo. Rusulia Santa Virgine Amorosa, giga di vato fusti all'acqua puri. La discendenza tua fu preziosa, di Carlo Magno venne imperatori. Pensere a Dio la celeste sposa, di salontarra ci detestanori. E apposta in tasto mondo fu mannata, vede Palermo essere avvocata.